Amen, alleluia al Dio eterno. Grazie Padre, siamo qui davanti a te Signore, alleluia, abbiamo bisogno della tua presenza, abbiamo bisogno Signore del rinnovamento dello Spirito, alleluia, in questo momento, alleluia. Solo la fede ci fa vedere la sorte. Amen, aiutaci a camminare per fede, oh Dio. Quando tutto si dimostra impossibile. Andare avanti per fede. Solo alleluia. Coloro che credono in Gesù Cristo. In Dio alleluia. Vedranno il miracolo. Amen. Pace del Signore. Se per caso mi stanco, sarà ancora la forza. Ma ci vuole forza di credere, di andare avanti nelle tue vie. Pazienza di aspettare, perché so che Dio verrà e mi raggiungerà. Così Signore, toccaci ancora. Rialzaci ancora, alleluia. Io volerò più in alto, sì Signore, delle avversità. Coloro che sperano nel Signore e canterò che vale la pena di alleluia. Aspettare. Si alzeranno in volo come le aquile. Il Dio che mi rinnova, il Dio che sta seduto su. Alleluia, sublime, oh Dio mio, ci umiliamo davanti a te, lavaci ancora, purificaci Signore, riempici con la tua presenza, la tua luce, la tua parola Signore, la tua verità, alleluia, alleluia, amen, noi andiamo avanti per fede, alleluia. Quando tutto si dimostra impossibile, alleluia, coloro che credono nel Dio, cieli, oh Padre, Dio Altissimo, miracolo. Apri i cieli, alleluia, alleluia. E se per caso alleluia, mi stanco, nome di Gesù, sarà ancora la forza di credere. Alleluia. Pazienza di aspettare. Il Signore ci benedica, perché insieme so che Dio ci fortifichi, alleluia, e mi raggiungerà. Perché noi chiamiamo il suo nome. Alleluia, invocalo, gridalo, alleluia, lodalo. E volerò in alto dell'avversità e canterò che vale la pena di aspettare. Alleluia, il Dio che mi rinnova. Alleluia, il Dio che sta seduto su. Aspettando un momento giusto, abbiamo bisogno di te ancora Signore, della tua parola, della tua presenza. Volerò più in alto delle avversità e canterò che vale la pena di aspettare. Il Dio che mi rinnova, il Dio che sta anima mia benedici, Signore, anima mia benedici l'Eterno, alleluia, sì Signore, gloria al tuo nome, alleluia, alama sheka rimandere messui, alleluia, ti adoriamo Gesù, ti adoriamo.
amo Gesù, amè. Oh, gloria al nome del Signore, l'Iddio vivente, l'Iddio della grazia, l'Iddio della gloria, alleluia, l'Onnipotente, l'Altissimo, alleluia, colui che siede sul trono alto e sublime, alleluia, il Dio delle meraviglie, il Dio della gloria, alleluia, Dio dei miracoli, Dio benedetto, alleluia, noi apparteniamo a te, Padre, illuminaci con la tua presenza. Non guarderò, alleluia, indietro mai più. Ora la croce prenderò. Sì, Signore, vogliamo seguirti. Non temerò. Non temerò. Di quel che accadrà. Alleluia, la mia speranza. Sei... La mia speranza. Sei Gesù. Le mie lacrime asciughi. Alleluia. Ed il mio capo tu rialzi. L'olio tuo mi ungi, tu sei il mio buon pastore, io confido in te, nulla mi potrà allontanare, tu sei la mia, tu sei la mia, abbiamo bisogno del mio sostegno, la viva i nostri cuori, alleluia, però amico, squarcia le tenebre, confido in te, nome di Gesù. Chi potrà rapirmi dalla tua mano? Mi hai promesso che non mi abbandonerà. Alleluia, io amico fedele. Alleluia, gloria al santo nome di Gesù Cristo. Non lasciare che nulla ti turbi, non lasciare che niente ti allontani dalla presenza di Dio, dalla lode. Sgrida ogni male, alleluia. Dietro mai ogni voce carnale che ti vuole disturbare. Alleluia. Guardiamo a Cristo, gridiamo a Cristo, adoriamo Cristo, glorifichiamo Cristo. Alleluia. Quel che accadrà è il momento della lode, alleluia. La mia speranza, Satana deve tacere nel nome Gesù. Di Gesù, la carne deve tacere, le mie lacrime asciughi ed il mio capo tu rialzi, con l'olio tuo mi ungi, tu sei il mio buon pastore, alleluia, io confido in te, nulla mi potrà allontanare da te. Gloria al Signore, tu sei la mia fonte, il mio sostegno, vero amico fedele, io confido in te. Alleluia, ho bisogno, Padre, chi potrà dirmi, stendi la tua mano, liberaci ancora, alleluia, vivificaci, mi hai promesso, alleluia, non mi ha, alleluia, benedici la tua chiesa, benedici i miei fratelli che ti cercano, che sperano in te, fortifica, Signore, i tuoi figli, i tuoi servi, in ogni luogo della terra, in Italia, in Europa, in America, Signore, in ogni paese, in ogni angolo della terra, rialza i tuoi figli, ristora, rinnova, guarisci, alleluia, riempi di Spirito Santo la tua chiesa, abbiamo bisogno di andare avanti, alleluia, alleluia, le mie lacrime asciughi ed il mio capo tu rialzi, con l'olio tuo mi ungi, tu sei il mio buon pastore, le lacrime asciughi ed il mio capo tu rialzi, con l'olio tuo mi ungi, tu sei il mio buon pastore.
speranza dei nostri cuori. Alleluia! Noi ti ringraziamo, Re di Gloria. Noi ti benediciamo, Dio vivente, Dio altissimo. In questo momento ci umiliamo davanti a te. Ci prostriamo davanti a te, Signore, bisognosi, Signore, assettati, Signore. Oh, alleluia! Abbiamo bisogno della tua grazia, della tua presenza. Signore, riconosciamo che solo tu puoi saziare la nostra vita. Dove ce ne andremo lontano da te, se solo tu hai parole di vita eterna? Alleluia! Del tempo. Vogliamo stare davanti a te, Signore. Ho lasciato molte volte a stare in comunione con la porta aperta a molte cose inutili. Gloria a Gesù Cristo. Adesso voglio riscattare il tempo, Signore. Desidero oggi, alleluia, riconsacrare la mia vita. Non voglio più lasciare il mio nemico. Alleluia. Vogliamo vegliare. Lascio a Dio pregare la scelta di guidarmi. Te, ho bisogno di più di quello che tu mi hai donato, un tempo dell'unzione tua nella mia vita, l'unzione tua nella la presenza del tuo spirito. Non voglio più camminare e stare senza te, al mio fianco voglio te, camminare nell'amore. Gesù Cristo, facci vedere il tuo volto, Padre, alleluia, alleluia, apri i nostri occhi spirituali. Ho lasciato molte volte i nostri cuori, Signore, le nostre orecchie, la porta aperta a molte cose inutili. Vogliamo udire la voce dello Spirito. Adesso voglio riscattare il tempo. Sì, Signore. Desidero oggi, vogliamo riconsacrare la nostra vita, riconsacrare, alleluia, la mia vita a te, Gesù, alleluia. Non voglio più lasciare il mio nemico. Io lascio a Dio, alleluia, la scelta di guidarmi. Nella mia vita, la presenza del tuo spirito, non voglio più camminare e stare senza te, che è la mia fianca, voglio te, cenare nell'amore. Padre, facci camminare nell'unzione, nell'amore, nella fede. Spesse volte, alleluia, Padre, la porta aperta. Ristora, rialza, voglio la tua chiesa. Amen. Alleluia. Voglio riscattare il tempo. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al nome del Signore. Amen. Alleluia. Quanti vogliono riconsacrarsi al Signore? Ancora quest'oggi, fratelli, abbiamo bisogno di riconsacrare la nostra vita al Signore ancora oggi, perché ti voglio dire, fratello, sorella, la consacrazione di ieri non basta. Oggi ci vuole una nuova consacrazione. Amen. Io non posso rimanere nella consacrazione di ieri, perché ieri è già passato. Ora ho bisogno di riconsacrarmi, ora mi devo riconsacrare. Adesso Dio ti chiama, alleluia, a una nuova consacrazione. Amen. Quanti dicono amen? Quanti dicono Signore?
Dio mio, mi voglio riconsacrare a te in questo momento, mi voglio arrendere, Signore, mi voglio umiliare. Ti chiedo ancora in questo momento, perdona la mia vita, rinnova la mia vita, ravviva la mia vita, illumina la mia, ungi la mia vita, riempimi ancora adesso, perché il riempimento di ieri, Signore, non mi basta. Ancora adesso ho bisogno di essere nuovamente riempito. Alleluia. Fratelli, questo è il cammino del cristiano. Essere rinnovati giorno per giorno. Amen. Alleluia. Giorno per giorno, ogni giorno. Abbiamo bisogno di una nuova consacrazione, di una nuova unzione. Alleluia, di un nuovo riempimento di Spirito Santo. Ogni momento, cari nel Signore, abbiamo bisogno di ravvivare quella comunione con Dio, di ravvivare quella comunione, quella fede, alleluia, nel Signore. Ogni momento, fratelli, ieri è già passato, ora abbiamo bisogno di udire la voce dello Spirito, di ravvivare quel, alleluia, legame con Cristo, quel unione con Cristo, quel legame spirituale che ci tiene stretti a Lui, legati a Lui. Amen. A Dio sia la gloria. Amen. Pace del Signore a tutti, cari fratelli. Vogliamo che veramente il Signore ci parli ancora in questo momento, lo sta già facendo, ma abbiamo bisogno della sua guida. Amen. La guida dello Spirito Santo. Alleluia. Digli in questo momento: Padre, parlami. Padre, parlami. Parlami, Gesù. Ho bisogno di ascoltare la tua voce. Alleluia, alleluia, alleluia. Cari fratelli, vogliamo aprire la scrittura nel libro dell'Apocalisse. Vogliamo leggere qualche verso. Alleluia. Il titolo del messaggio della riflessione biblica di quest'oggi è: ecco, io sto alla porta e busso. Amen. Dice il Signore. Vogliamo leggere Apocalisse capitolo 3, gloria a Dio. Amen. A Dio sia tutta la gloria. Apocalisse capitolo 3. Spirito del Dio onnipotente. Amen. Benedetto sia il Signore. Scusate, abbiamo dei problemi con la connessione. Con l'aiuto di Dio andiamo avanti. Alleluia. Celeste Dio onnipotente, stendi la tua mano su di noi. Abbiamo bisogno di te, della tua presenza. Pervadi i nostri cuori. Riempi i nostri cuori, Signore. Fai traboccare queste coppe. Alleluia, con la tua fresca unzione. Alleluia. Apocalisse capitolo 3. Amen. Leggiamo dal verso 20. Amen. Se qualcuno può scrivere amen come un segno che la connessione c'è, gloria a Dio. Amen. Prima di tutto la connessione spirituale, gloria al nome di Gesù Cristo, il figliuolo dell'Iddio Altissimo. Amen. Alleluia. Oh, alama seca tarama shorobo kere mensutere kai. Spirito dell'Eterno, alleluia, prendi il comando, alleluia. Oh, alleluia, solo tu ci dai la vita, Signore. Ricolmaci con la tua parola nel nome di Gesù. Amen. Apocalisse 3:20 dice così, alla gloria di Dio. Amen. Pace del Signore a tutti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce
e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Amen. Vogliamo rileggere? Ecco, dice il Signore, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, alleluia, e apre la porta, amen, Signore, aiutaci, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Cari nel Signore, questa è una parola vitale per la Chiesa di oggi, per il popolo di Dio di oggi, degli ultimi tempi, dei giorni finali, dei giorni che possiamo dire che precedono il ritorno di Cristo. Questa parola, fratelli, ha un'importanza così vitale che ogni giorno noi la dovremo e la dobbiamo ricordare, la dobbiamo meditare, la dobbiamo accogliere. Fratelli, il Signore, lo Spirito Santo dice: ecco, io sto alla porta e busso. E quando qualcuno bussa alla porta, fratelli, vuol dire che quella persona è dall'altra parte della porta. Vuol dire che quella persona vuole che gli aprano. Vuol dire che quella persona, fratelli, ha trovato una porta chiusa. E allora quella persona bussa perché desidera che qualcuno gli apra la porta. Fratelli, e questa è la condizione spirituale di molti cristiani. Loro purtroppo stanno lasciando la presenza del Signore dall'altra parte. Stanno lasciando la presenza del Signore fuori dalla loro vita. Senza accorgersene, molti di noi purtroppo stanno lasciando la presenza del Signore al di là della porta. Fratelli, questa parola descrive una tragica realtà spirituale. Il Signore fuori dalla porta. In altre parole, il Signore fuori dalla vita di molti di coloro che si dicono cristiani. Il Signore che bussa alla porta, fratelli, di molte comunità, di molte chiese, di molte assemblee, perché molti purtroppo, fratelli, mi dispiace dirlo, e che Dio ci aiuti a non cadere in quel tragico e miserabile errore. Molti stanno lasciando la presenza del Signore fuori dalle loro case, fuori dalle loro vite, fuori dalle assemblee, fuori dalle comunità, fuori dai loro programmi, fuori dai loro pensieri. E il Signore si ritrova fuori a bussare ad una chiesa, fratelli, che lo sta trascurando, a bussare alla porta di un popolo che non ode più la voce del buon pastore. Quanti cristiani o cosiddetti tali oggi stanno chiudendo le porte allo Spirito Santo, stanno chiudendo le porte, alleluia, alla parola di Dio. Stanno chiudendo le porte alla volontà di Dio e senza accorgersene, fratelli, stanno lasciando fuori la preziosa e gloriosa presenza di Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Quanti cristiani, quanti cosiddetti cristiani oggi stanno, fratelli e sorelle, chiudendo le porte allo Spirito Santo attraverso la loro indifferenza, attraverso la loro trascuratezza, attraverso la loro ribellione, carnalità, attraverso le loro abitudini peccaminose, le vecchie abitudini.
che chiudono le porte, fratelli e sorelle, all'opera dello Spirito Santo. E qui Gesù, fratelli, parlava alla Chiesa. Spesse volte si usa questo verso per evangelizzare gli increduli, gli inconvertiti, e può anche andare, fratelli, può anche servire per evangelizzare coloro che non conoscono il Signore. Questo verso si può applicare anche per evangelizzare, per parlare di Gesù alle anime perse, certamente, ma questa parola prima di tutto vale per noi, vale per la Chiesa, vale per il popolo di Dio che deve vivere in comunione intima con il Signore. Il Signore deve abitare dentro di noi, deve dimorare, alleluia, nelle nostre vite, nelle nostre case, deve regnare nelle comunità, nelle assemblee, nelle adunanze, alleluia. Ma purtroppo oggi, fratelli, senza accorgersene, molti stanno lasciando fuori la presenza del Signore. Questo verso descrive, fratelli, questa tragica condizione spirituale della Chiesa degli ultimi tempi. Fratelli e sorelle, qui il Signore parlava con la Chiesa di Laodicea, la settima Chiesa delle sette Chiese dell'Apocalisse. E questa settima, Chiesa rappresenta, fratelli e sorelle, la Chiesa degli ultimi giorni, la Chiesa degli ultimi tempi, una Chiesa che si sta, fratelli, assopendo, adagiando, conformando, una Chiesa che si sta modernizzando, si sta contemporizzando, una Chiesa che sta diventando contemporanea con i tempi che viviamo, fratelli. Basta che ci guardiamo intorno, basta che vediamo la condizione di certe comunità, non tutte, grazie a Dio, perché ancora oggi il Signore, alleluia, ha un residuo fedele che non ha piegato le ginocchia a Baal, ma la maggior parte dei cosiddetti cristiani, fratelli, si stanno contemporizzando, si stanno adagiando alla modernità, si stanno conformando, mi dispiace dirlo, fratelli, al presente secolo. Molti cristiani oggi si stanno adattando ai tempi che corrono, si stanno adagiando, si stanno addormentando, stanno vivendo una vita in accordo ai tempi che viviamo e non più in accordo alla parola di Dio, e lasciano fuori la presenza del Re di Gloria, la presenza del Cristo vivente, la presenza, alleluia, dello Spirito Santo. Perché, fratelli, se il popolo non vuole più camminare in accordo a questa parola di Dio, non c'è più la presenza di Dio. Se il popolo si ribella alla parola di Dio, il popolo non può più vedere la luce, fratelli. Il popolo non può più sperimentare la presenza di Dio, fratelli. O camminiamo in accordo alla parola e camminiamo con Cristo, oppure camminiamo a modo nostro, pensando di essere cristiani, ma non c'è la presenza di Cristo. Si cade in un cristianesimo facsimil, si cade in un cristianesimo di apparenza, di falsità, di ipocrisia, di carnalità, di mondanità. Si cade in un cristianesimo fatto dalle mani dell'uomo. Si cade in un cristianesimo mondano. Oggi molti cristiani sono mondani, carnali, che hanno l'apparenza della pietà,
ma ne hanno rinnegato la sostanza, ne hanno rinnegato la potenza, fratelli. Stanno vivendo un cristianesimo fasullo, un cristianesimo fatto dall'uomo, un cristianesimo che non è il cristianesimo che viene dal cielo, ma è un cristianesimo terreno, mondano, carnale, che non ha la sostanza dello Spirito di Dio. Non si vive più una vita santificata, consacrata, comunità che vogliono lodare Dio in qualunque modo, fratelli e sorelle. L'altro giorno siamo stati con mia moglie qui in Brasile, in una comunità dove hanno iniziato a parlare del rap, dell'hip hop cristiano, misericordia, dove vogliono lodare il Dio Santo con le musiche di Baal, vogliono lodare Dio con le musiche di Satana, vogliono lodare Dio con le musiche del mondo. Non è così, fratelli, non si può lodare Dio così. È tempo di cambiare. Il profeta Geremia diceva: fermatevi sulle vie e chiedete, cercate dove sono i sentieri antichi e camminate per essi. Fratelli, vi potete immaginare voi gli apostoli, l'apostolo Pietro, l'apostolo Giovanni, l'apostolo Paolo, lodare Dio con i ritmi dell'Egitto, con i ritmi di Babilonia, con le musiche della Siria? Vi potete immaginare voi un apostolo di Cristo lodare Cristo con la musica di Satana, di Baal, con la musica degli dei di Babilonia, con la musica degli dei pagani? No, fratelli, non si può. Che il Signore ci aiuti ad avere discernimento, alleluia, ad avere, fratelli, quel santo timore di Dio. Ma oggi molti stanno lasciando fuori la presenza di Gesù Cristo dalle loro assemblee, dalle loro comunità, perché loro si sono modernizzati, sono comunità moderne, comunità che pensano di avere tutto, come dice qui, verso 17, capitolo 3, verso 17, poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Comunità che pensano di essere già ricche, pensano di essere prospere, pensano di vivere nell'abbondanza, ma non hanno più l'abbondanza di Dio, non hanno più l'abbondanza dello Spirito, non hanno più l'abbondanza della presenza, dell'unzione dello Spirito Santo. Pensano di essere ricchi, ma sono poveri, sono dei ciechi, sono miserabili. Fratelli, è così. Comunità che pensano di essere grandi, ma davanti agli occhi di Dio sono tiepide. Poiché sei tiepido, non sei né freddo né caldo, io so per vomitarti dalla mia bocca. Chiese tiepide, cristiani tiepidi, cristiani che vuol dire che sono mondani. Fratelli e sorelle, questa è la condizione della maggior parte di coloro che dicono di essere cristiani: sono tiepidi. Vogliono servire Dio a modo loro. Carnalità, mondanità, modernismo nelle comunità di oggi. Non c'è più, fratelli, quell'umiliazione che c'era nei tempi antichi, quando i cristiani si prostravano con la faccia a terra, quando i cristiani chiedevano misericordia a Dio, quando i cristiani si umiliavano davanti alla presenza di Dio, davanti al trono
del Re di Gloria. Oggi no, fratelli. Oggi tanti dicono siamo a posto. Abbiamo già ricevuto Gesù. Come dicono loro, abbiamo già accettato Gesù. Hanno già accettato Gesù, loro dicono così. Noi siamo già a posto, siamo già cristiani. Fratelli, e cadono in un cristianesimo che non è il cristianesimo della Bibbia, fratelli. Non è il cristianesimo biblico, fratelli. Non è il cristianesimo verace, fratelli. Non è quella fede autentica, cari nel Signore. Che Dio ci aiuti, fratelli, a non chiudere le porte al Signore coi nostri pensieri umani, coi nostri progetti umani, con la nostra tiepidezza umana, con la nostra carnalità, coi nostri modi di vedere, modi di fare. Che il Signore ci aiuti, alleluia, a non chiudere le porte a Dio, ma che sia Lui a regnare nel nostro mezzo, che sia Lui veramente il capo della Chiesa, che sia Cristo a signoreggiare in mezzo a noi, che sia lo Spirito di Dio a controllare, a dominare, a governare nella vita della Chiesa. Ma qui vediamo come il Signore stesso, alleluia, chiedeva alla Chiesa di aprirgli la porta. E quando qualcuno chiede di aprire, è perché gli hanno chiuso la porta. È perché quella persona si trova fuori. Perché quella persona si trova al di là della porta, al di là delle mura. Perché quella persona vuole che gli aprano. E così Gesù bussava la porta alla chiesa di Laodicea. E questa parola si rivolge ancora oggi, per la chiesa di oggi, per il popolo, alleluia, cristiano evangelico di oggi. Perché molti stanno lasciando Gesù fuori dai loro programmi, fuori dalle loro riunioni, fuori dalle loro quattro mura. E Gesù sta bussando alla porta di molti evangelici di oggi. Aprimi! Se ascolti la mia voce, aprimi! Perché molti fratelli e sorelle non ascoltano più la voce dello Spirito. Non ascoltano più la voce di Gesù, non ascoltano più la voce dello Spirito. Evangelici sordi, evangelici che non hanno più quella sensibilità nello Spirito, evangelici che non odono più la voce del buon pastore, evangelici che sono caduti in schemi, in programmi umani, ascoltano la voce dell'uomo, ascoltano la voce dei loro cosiddetti leaders, tra virgolette, ascoltano la voce dei loro pastori umani o tragicamente addirittura delle loro pastoresse, ascoltano la voce delle dottrine umane, ma non ascoltano più la voce del sommo pastore, la voce dello Spirito, la voce dell'Eterno, non ascoltano più la voce del grande pastore, e cadono in una confusione spirituale, cadono in una cecità spirituale, chiudendo le porte allo Spirito di Dio, chiudendo le porte al buon pastore, chiudendo le porte all'Eterno,
allo spirito della verità, e loro si conformano nei loro discorsi, si accontentano delle loro tradizioni, anche fra gli evangelici, cari nel Signore, stanno entrando delle tradizioni che non vengono da Dio. Cristiani che escono dal culto e tornano a casa di fretta per accendere la televisione. O Gesù o la tua vita. Non puoi avere due vite. Noi siamo chiamati a vivere la vita di Cristo. Amen. Alleluia. Cari nel Signore, potete immaginarvi voi un Gesù, un Signore, un Maestro che finisce il culto e torna a casa ad accendere la TV del diavolo? Voi potete immaginarvi un Signore del genere che predica e poi va a guardarsi i film mondani? Potete immaginarvi un Apostolo Paolo che finisce la riunione e poi va a guardarsi i programmi mondani? No, fratelli, non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Ecco perché il Signore, fratelli, lasciatemelo dire, sta bussando alla porta di molte assemblee, di molte comunità, alla porta di molte case di cristiani che lo stanno lasciando fuori, che lo stanno rinnegando, che lo stanno trascurando. E lui dice: ecco, io sto alla porta e busso. Questa parola è per la Chiesa. Questa parola è per i cristiani di oggi. Questa parola è per la Chiesa di Laodicea, la Chiesa degli ultimi tempi. Quella Chiesa che parla solo di prosperità. Quella Chiesa che parla solo di cosiddetti miracoli, di benedizioni. Quella Chiesa che non cerca più la consacrazione. Quella Chiesa che non si separa più dal mondo, quella Chiesa che si adagia, quella Chiesa tiepida, quei cristiani tiepidi, quelle cristiane mondane. Questa parola è per la Chiesa di oggi, fratelli. E forse qualcuno di noi che pure diciamo di essere timorati di Dio, che diciamo di seguire Cristo in verità, forse anche noi abbiamo bisogno di aprire la porta a Cristo in qualche area della nostra vita. Forse c'è qualche area della nostra vita in cui stiamo chiudendo le porte al Maestro. Qualche area dove non lasciamo più agire lo Spirito di Dio, dove non diamo più la preminenza o il primo posto al Signore, e abbiamo bisogno di ravvederci, di ritornare a quell'umiliazione, di ritornare a quella resa in qualche area particolare della nostra vita. Dio sta parlando con noi, Chiesa di Gesù Cristo, nessuno escluso. Tutti noi, in qualche area della nostra vita, abbiamo bisogno di riaprire le porte al Signore. Tu e io, in qualche area della nostra vita, abbiamo bisogno di ritornare, alleluia, ad aprire le porte al Signore come lo facevamo un tempo. Tu e io. In qualche punto particolare, in qualche cosa particolare, abbiamo bisogno di ritornare a udire
la voce del Signore, se qualcuno ode la mia voce. Perché il Signore dice se qualcuno ode la mia voce? Perché non tutti ascoltano la voce del grande e del buon pastore. Non tutti, fratelli. Non tutti stanno ascoltando la voce del Signore. Fratelli, ritorniamo ad ascoltare la voce del Signore. Ritorniamo a prestare attenzione alla sua voce, fratelli. Ritorniamo a vivere in quella gloriosa comunione. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, alleluia, alleluia, io entrerò da lui, io entrerò da lui. Il Signore vuole entrare nuovamente nelle profondità del tuo essere. Non dire io sono già convertito da 5 anni, non dire io sono già cristiano da 10 anni, non dire io sono già evangelico, non serve dire quello. Serve che Gesù entri dentro di te ancora oggi. Serve che lo Spirito Santo ti riempia ancora oggi. Abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio penetri dentro di noi, alleluia, ancora oggi. Abbiamo bisogno di un nuovo riempimento dello Spirito di Dio. Abbiamo bisogno che il Signore entri ancora oggi nei nostri cuori. Alleluia, io ho bisogno, fratelli, che Lui entri ancora nella mia vita. Perché non mi voglio stagnare, non mi voglio appassire. Non mi voglio, fratelli, ingannare da me stesso, pensando io sto bene, io sono già a posto, io sono già evangelico, io sono già un predicatore, io sono qua, no. Ho bisogno che Lui, alleluia, Shamakai, entri dentro di me ancora oggi. Alleluia, io ho bisogno. Alleluia. Non mi serve a niente aver predicato 10.000 sermoni o 10.000 predicazioni se Gesù oggi non entra di nuovo nella mia vita. Se lo Spirito di Dio non mi riempie di nuovo oggi. Amen. Se l'unzione non mi riempie ancora adesso, se Lui non trova posto in me, non mi serve a niente se ho predicato 10.000 sermoni, 10.000 messaggi, 10.000 predicazioni, se oggi lo Spirito di Dio non trova posto nella mia vita, con una nuova unzione, con una fresca unzione, con una nuova consacrazione, con un nuovo desiderio, alleluia, di servirlo, di ubbidirlo, alleluia. Il Signore ti sta parlando, Chiesa. Oh, alleluia, il Signore mi sta parlando. Uomo di Dio, donna di Dio, lo Spirito del Signore sta parlando con ognuno di noi. Lui vuole entrare di nuovo nella tua vita. Lui vuole entrare ancora più in profondità. Ascolta la sua voce. Alleluia, non chiudere la tua porta. Non chiudere il tuo cuore oggi. Non ti chiudere nei tuoi concetti, nei tuoi pensieri, nelle tue scuse evangeliche. Ma io sono a posto, io sono già benedetto. Abbiamo bisogno ancora oggi, fratelli, in questo momento, di una nuova benedizione, di una nuova liberazione, di una nuova unzione. Abbiamo bisogno, gloria a Dio, che Lui penetri ancora più in profondità. Oh, io sento il bisogno che Lui arrivi dentro di me con una nuova unzione, con una nuova liberazione. Alleluia, con una nuova opera del suo Spirito. Ho bisogno, fratelli e sorelle, che Lui
ristori di nuovo le profondità del mio essere, che Lui ristori di nuovo le profondità del mio cuore. Non mi voglio accontentare, non mi voglio conformare, non mi voglio adagiare. Ho bisogno che Lui penetri nuovamente nelle profondità del mio essere e mi scuota, mi risvegli, mi ravvivi, mi, alleluia, mi trasformi, mi liberi ancora da ogni peso, da ogni pensiero, da qualsiasi inganno della carne, perché la carne, fratelli, è ingannevole. La mente umana mente, la mente mente, la mente è bugiarda. La mente ti vuole dire: ma tu sei a posto, basta la solita preghiera, prega 5 minuti e sei a posto tutta la giornata, non c'è bisogno che ti inginocchi, non c'è bisogno che ti consacri, non c'è bisogno, ma sei a posto, vai al culto questa sera, ascolta quello che dirà il pastore e poi fai la tua solita vita, sei a posto. Non è vero, la mente mente, fratello. La mente è insanabilmente maligna, la mente umana è diabolica, animale, carnale. Non dare ascolto alla mente umana, dai ascolto alla mente di Cristo. Abbiamo bisogno, vedete, alleluia, che la mente di Cristo possa ancora scendere nelle profondità del nostro essere, del nostro cuore, della nostra anima. Abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio scenda ancora con potenza nelle assemblee, nelle comunità. Abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio ancora inondi i ministri, i pastori, gli anziani. Abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio susciti ancora degli apostoli, dei profeti, degli evangelisti, degli operai dell'ultima ora. Alleluia, abbiamo bisogno, alleluia, di un nuovo risveglio, di un rinnovamento spirituale nelle radici, nelle profondità dell'anima. Alleluia, non ti accontentare di una routine evangelica, tradizionalistica, sempre uguale, ma abbiamo bisogno di una opera nuova dello Spirito di Dio dentro di noi, che pervada, che inondi le nostre vite come fiumi di acqua viva. Riconoscilo, non ti chiudere in te stesso. Non ti chiudere nella tua routine evangelica, nella tua mentalità evangelica cristallizzata della domenica. Non ti accontentare, non mi accontenterò, fratelli, della solita vita. Abbiamo bisogno di un'opera nuova di Dio, di un rinnovamento. Alleluia, di una nuova esperienza con l'Iddio. Alleluia, di una nuova esperienza con il Re di Gloria, di una nuova unzione. Abbiamo bisogno di una nuova consacrazione, fratelli. Alleluia, il Signore dice: se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, apre la porta. Chiesa, apri la porta a Gesù. Fratello, sorella, apri le porte a Gesù. Uomo di Dio, donna di Dio, apriamo le porte a Gesù. Perché Lui sta gridando, lo Spirito di Dio ci sta chiamando, alleluia, a una nuova consacrazione, a una nuova intimità. Umiliamoci, prostriamoci con la faccia a terra, fratelli, pieghiamoci davanti alla gloriosa maestà del Signore. Pieghiamo le nostre ginocchia, togliamo l'orgoglio, togliamo quei pensieri umani, quel autoconformismo. Togliamosi, fratelli cari nel Signore,
ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, abbattiamo le fortezze della nostra mentalità umana, dell'inganno, del materialismo, di qualsiasi cosa vuole farti adagiare, vuole farti stabilizzare in una falsa pienezza spirituale. Quando non hai la pienezza pensi di essere pieno. Molti dicono: io sono ripieno. Sei ripieno di cosa? Siamo ripieni di cosa, fratelli? Molte volte siamo ripieni di pensieri umani, siamo ripieni di orgoglio, ripieni di vanità. Di che cosa siamo pieni? Dobbiamo essere pieni di Cristo, dello Spirito di Dio, del fuoco dobbiamo essere pieni, ma ci dobbiamo svuotare. Svuotati, Chiesa, svuotiamoci di noi stessi, svuotiamoci dei pensieri umani, dei pensieri carnali, dei pensieri falsi, svuotiamoci e presentiamoci a Dio come dei vasi vuoti che Lui deve riempire, alleluia, che Lui deve ricolmare. Presentati a Dio come un vaso vuoto, togli da dentro il tuo cuore i falsi concetti, i falsi pensieri, quella falsa spiritualità, togli, alleluia, quei pensieri umani che ti fanno avere una falsa pienezza. Quei pensieri umani toglili che ti fanno avere una falsa pienezza. Pensi di essere pieno, ma non lo sei. Sei pieno di pensieri umani. Sei pieno di concetti umani. Sei pieno di illusioni. Pieno di tanti ragionamenti. E in verità non c'è la pienezza di Dio. Non c'è la pienezza di Dio. Fratelli, svuotiamoci di quegli inganni della natura umana e lasciamo che Dio ci riempia. Alleluia. Oh, la bassere pesce. Erra male candoro sibia. Alleluia. Ho bisogno che tu mi riempi ancora, mio Dio. Liberami dall'inganno umano. Liberami, Signore, da quei pensieri di pienezza che non è la vera pienezza dello Spirito Santo. Liberami dai miei concetti, dai miei ragionamenti, dei miei pensieri umani. Signore, io mi voglio svuotare davanti a te, alleluia. Signore, mi voglio pentire ancora. Mi voglio ravvedere, mi voglio consacrare ancora. Mi voglio umiliare ancora, alleluia. Mi voglio, Signore, alleluia, 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 arrendere ancora nelle tue mani. Voglio che tu mi riempi di nuovo, Signore. Voglio che tu mi tocchi di nuovo, che tu mi liberi di nuovo. Signore, ho ascoltato la tua voce e la voglio ancora ascoltare. Voglio vivere ascoltando la tua voce. Vivere ascoltando la tua voce, mio Gesù, alleluia, buon pastore, perché ascoltando la tua voce vivo, ascoltando la tua voce posso avere la vera vita, la vera pienezza, la vera presenza, e non una suggestione umana, non un'illusione umana, non una imitazione della pienezza di Dio, no, ma la vera pienezza di Dio. Chiesa del 2017, hai bisogno della vera pienezza dello Spirito Santo e non di un ragionamento umano che ti dice sei ripieno, siete ripieni, ma in verità non è così. Togliamo via le parole umane, le falsità umane, i discorsi umani, togliamoli via, fratelli. Rinunciamo a noi stessi, alleluia, affinché il Signore possa trovare posto in noi, affinché il Signore possa essere ancora accolto dentro di noi.
come il primo giorno, fratelli. Alleluia, abbiamo bisogno che Lui spezzi ancora certi legami che si vogliono formare nella nostra vita. Il Signore vuole di nuovo rompere certi legami che si stanno riformando nella nostra vita, nella tua vita. Il Signore vuole liberarti ancora. Il Signore vuole restaurarti ancora. Il Signore vuole riempirti ancora, illuminarti ancora. Non dire io sono già convertito da tanti anni, non dire io non ho più bisogno, non dire io sono a posto, non ti ingannare. Ogni giorno abbiamo bisogno della fresca unzione dell'Eterno, della mano potente di guarigione e di liberazione. Ogni giorno, fratelli, ogni momento, il Signore ancora adesso dice: se qualcuno ode la mia voce e apre, io entrerò da lui e cenerò con lui. Il Signore vuole avere una nuova comunione con te, con me. Il Signore vuole avere una nuova intimità con la sua chiesa, con la sua sposa. Il Signore vuole avere un nuovo rapporto intimo. Alleluia, un nuovo dialogo con te, chiesa. Il Signore vuole dialogare con te. Il Signore vuole sedersi alla tavola con la tua anima, con la mia anima. Lui vuole parlarci faccia a faccia. Vuole che tu lo guardi negli occhi, che tu guardi con gli occhi dello Spirito, lo vedi faccia a faccia. Lui vuole che tu torni a vedere la sua gloria, a cercare il suo volto, come un tempo lo facevi, come un tempo lo facevo anch'io. Lui ci chiama a un nuovo incontro, a una nuova comunione, a una nuova intimità. Io cenerò con lui ed egli con me, dice il Signore. Il Signore, fratelli, sta cercando dei cuori che si umiliano, che siano disposti a umiliarsi di nuovo nella sua presenza. Non conta quanti anni di fede tu abbia, non importa da quanti anni tu o io siamo convertiti a Cristo, non importa da quanti anni stiamo già camminando nelle vie del Signore, Lui vuole vedere una nuova umiliazione, fratelli. Lui vuole vedere un nuovo pentimento. Alleluia. Lui vuole vedere una nuova consacrazione, una nuova resa. Arrenditi a me nuovamente, chiesa mia, dice il Signore. Oh popolo mio, arrenditi di nuovo a me. Arrenditi ancora a me. Arrenditi di più, oh popolo mio. Figlio mio, arrenditi ancora nelle mie mani, dice il Signore. Figlia mia, arrenditi di nuovo nelle mie mani. Non lasciare che il mondo ti ferisca. Non lasciare che la carne ti indebolisca. Non lasciare che i pensieri ti avvolgano. Figlio mio, arrenditi ancora adesso nelle mie mani. Arrenditi ancora adesso, davanti a me, dice il Signore. Arrenditi ancora oggi, ai miei piedi, dice il Signore, e io ti rialzerò, io farò una grande opera. Io ti darò la mia potenza, ti farò vedere la mia vittoria, io ti farò vedere la mia gloria, dice il Signore, ma umiliati ancora presso di me. Abbassati ancora sotto la mia mano, dice il Signore. Consacrati ancora, dice il Signore, il nostro Dio, ognuno di noi. Io voglio vedere un popolo che ogni giorno si arrende, si umilia
e si abbassa nella mia presenza. Io voglio vedere un popolo che ogni giorno mi desidera, mi cerca. Io voglio vedere un popolo che ogni giorno ha fame e sete della mia giustizia, della mia grazia, della mia presenza. Alleluia, voglio vedere un popolo che ogni giorno viene alle fonti dell'acqua della vita. Io voglio vedere un popolo che ogni giorno si mette in comunione con me. Un popolo che ogni giorno si arrende a me. Io voglio un popolo che ogni giorno si arrenda a me, si faccia guidare da me, che riconosca che senza di me non può vivere. Dice il Signore a ognuno di noi, io voglio vedere questo popolo. Alleluia. Alleluia, sì, Signore. Riconosciamo, Signore, che abbiamo bisogno di arrenderci a te ancora oggi, Padre. Alleluia. Abbiamo bisogno di arrenderci ancora a te, Padre. Abbiamo bisogno di te, Gesù, della tua infinita grazia. Alleluia. Abbiamo bisogno di ritornare, Signore, a quell'intimità. Ravviva i nostri cuori con la tua parola. Ho bisogno, abbiamo bisogno di quell'acqua viva. Ho perso. Alleluia. Tempo. Alleluia, Padre. Ho lasciato. Facci capire, molte Signore, volte questo bisogno, questa urgenza. La porta aperta a molte cose inutili. Ravviva i nostri cuori, Signore. Adesso voglio. Alleluia. Riscattare il tempo. Attiraci a te, attiraci a te. Desidero oggi. Sì, Signore, vogliamo riconsacrarci. Riconsacrare la mia vita. Non voglio più lasciare per il mio nemico. Io lascio a Dio. Ho scelto di guidarmi, ho bisogno di più di quello che alleluia, tu mi hai donato. Libera tempo dell'unzione tua nella mia vita, la presenza del tuo spirito. Non voglio più camminare e stare senza te, che sia portato la tua mente. Libera la nostra mente da un inganno della carne, del diavolo, Signore del mondo. Libera la nostra mente. Libera la mente dei miei fratelli, delle mie sorelle. Ogni fortezza distrugge, ogni fortezza. Vogliamo, Signore, vedere la tua gloria. Vogliamo ascoltare la tua spada. La scelta di guidarmi. Ho bisogno di più di quello che tu mi hai donato. Dell'unzione tua. Libera, libera, libera. Siamo la presenza dello Spirito. Spezza le catene dell'inganno, Signore, le catene. Ho lasciato spesse volte la porta aperta. Voglio Libera, la mia testa.
un sorriso, alleluia, quando ho detto il tuo nome, sentirti il tuo braccio, posto di dono, perché Dio è amore. Rialza, alleluia, alleluia, vogliamo prendere nuove forze in te, Signore, ti amiamo, sei la nostra vita, la nostra vittoria, Gesù, solo tu, alleluia, oh Re di gloria, alleluia, Principe di pace, alleluia, Emanuele, Dio con noi, alleluia, dove il tuo spirito lì via libertà. Vogliamo ancora sperimentare. Come te ho camminato. Alleluia. In questo cammino. Alleluia. Io come te ho cercato. Senza trovare. Ravviva il nostro cuore. Senza facci tornare davanti a te. Alleluia. Scuotici. Vai, scemeghe. Senza fine. Ma Dio arrivò, alleluia, 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 mi ha detto figlia mia, io conosco il tuo dolore, non devi temere, di più, Dio arrivò, fiumi di acqua viva, alleluia, fiumi di guarigione, la mia tristezza in un sorriso, quando ho detto il suo nome, sentì il suo abbraccio, la sua forza di dono. Ti amo, Padre, alleluia. Ho fame di te, ho bisogno di te. Ravvivami del primo amore. Ravviva i miei fratelli. Scuoti ogni cuore. Riaccendi, rivitalizza, rivigorisci ogni cuore. Alleluia, nel nome di Gesù. Tocca, tocca, penetra. Alleluia, alleluia, alleluia. Siamo qui davanti a te. Mia realtà era nostra, vivevo in te, senza la verità, nella verità, tristezza senza fine, ma Dio arrivò, cambiò il mio cuore, non ha tolto la vita, un nuovo canto, mi ha detto figlia mia, riversa la tua presenza, in onda le nostre vite, Padre, soccorrici, mio Dio, soccorrici, alleluia, in onda le nostre vite, Padre d'amore, alleluia, 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 in onda, Padre, la pioggia della tua presenza, alleluia, la pioggia dello Spirito, alleluia, la pioggia della tua grazia, la pioggia della tua unzione, alleluia, la pioggia della tua virtù, Padre, alleluia, sì, Signore, alleluia, alleluia, pioggia, la pioggia, Spirito Santo, Ruach Adonai, arremete che so, alemesicate che me sa, alleluia, alleluia. Senza di te cosa farei? Amen. Senza di te dove andrei? Non avrei vita in me, Signore. Sei tutto per noi, Gesù. Mio Signore, sei la nostra vita. Le tue parole sono ti vita. Ti amiamo, Signore. Le tue parole sono pace. Amen. Riempi il mio cuore d'amor, Gesù. Gesù. Alleluia. Amen. Solo tu sei la mia, la verità. Dammi il
Santo Spirito, mio Signore, sostienimi. Senza di te cosa farei? Senza di te dove andrei? Non avrei vita in me, Signore, mio Signore. Le tue parole sono vita, le tue parole sono pace. Riempi il mio cuore d'amor, Gesù, Gesù. Come uno strumento nelle mani tue, amen. Sostienimi, conducimi col tuo Santo Spirito, mio Signore, sostienimi. Grande amore, Abba Padre, alleluia, sostieni, dicimi il tuo Santo Spirito, mio Signore, metti il fuoco, Padre, ancora, alleluia, con il tuo grande amore. Sì, Signore, inondaci, inondaci, fuoco, il fuoco del tuo spirito, alleluia, inondaci ancora, Padre, alleluia, alleluia, reba si che le mesce, e le mamma sicuro, alleluia, zobische, alleluia, la forza mia, alleluia. Spirito Santo, non fallirò, ti amo, se tu prendi il comando, attiraci, rafforzami, tienici, Spirito di Dio, facci vivere in comunione intima con te, camminare, alleluia, voglio essere io, alleluia, che sei tu che mi sostieni, Signore, tu libera, che guidi i passi miei, libera, alleluia, senza di te cosa farei, alleluia, solo tu dai senso alla mia vita, solo tu dai senso ai giorni miei, senza te cosa farei senza di te, alleluia, dove me ne andrei, Spirito Santo, alleluia, Spirito Santo, rafforzami, Spirito Santo, non fallirò. Se tu prendi il comando, rafforzami, alleluia, sì, Signore, alleluia, a camminare, alleluia, non voglio essere io, perché sei tu che mi insegni, alleluia, senza di te cosa farei, amen, nel nome di Gesù. Solo tu, vogliamo quella nuova unzione, nel senso alla mia vita, solo tu, nel allora, senso ai giorni miei, ci pieghiamo dinanzi a te, non so cosa ci pieghiamo, Padre, di te, alleluia, purificaci, alleluia, sanaci, liberaci ancora, riempici, Padre,
nome di Gesù Cristo, Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Sì, Signore. Dipendiamo da te, mio Dio. Dipendiamo da te, mio Dio. Signore, ricolma i miei fratelli, le mie sorelle che ti stanno pregando in questo momento. Ricolma ogni cuore che ti sta cercando in questo momento. Ricolma ogni vita, alleluia, che si sta prostrando dinanzi a te. Alleluia. Alleluia. Oh, alleluia. Sei tutto per noi, Gesù, sei il nostro vero amore, l'unico amore sei tu, Gesù, il primo amore sei tu, alleluia. Sei solo, alleluia. Tu casi il lembo della veste, amen, sì, Signore. Se io solo potessi vedere il suo volto, alleluia. Se io solo toccassi le sue mani, libero sarei, solo se. Se io solo toccassi il lembo della veste, se io solo potessi ascoltare la sua voce, se io solo potessi avvicinarmi a lui, Gesù, libero sarei, solo se, perché davanti a te io sarei liberato, perché davanti a te, il mio grande bisogno, giuria la parola del mio Salvatore. Alleluia, Re di Gloria. Ti amiamo, Padre, alleluia. Se io solo toccassi il lembo della veste, ristora ogni fratello, ogni sorella. Se io solo ogni cuore nel nome di Gesù, potessi ascoltare la libera tua voce nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Se io solo fai meraviglie, Padre, potessi avvicinarmi, facci vedere a la tua gloria, libero sarei. Perché davanti a te il mio un grande bisogno, al tocco del Maestro, alleluia, io sarei liberato. Perché davanti a te il mio un grande bisogno, alla parola del mio Salvatore. Perché davanti a te il mio grande bisogno, al tocco del Maestro, io sarei liberato. Perché davanti a te il mio grande bisogno, alla parola del mio Salvatore. Signore, il tuo nome al di sopra di ogni nome, noi lo dichiariamo, lo confessiamo, lo proclamiamo, Cristo Gesù, il Signore dei Signori, il Re dei Re. Grazie, Signore, alleluia, quanto è bello stare in tua presenza. Vogliamo bere dalla tua fonte, dalla tua sorgente,
vogliamo bere l'acqua della vita, dissetarci ai tuoi ruscelli. Dove me ne andrò? Dove fuggirò? Dal tuo cospetto mi nasconderò. Spirito di Dio, se salgo in cielo tu ci sei. Amen, alleluia. La tua presenza sentirei. Se scendo in profondità, alleluia, la terra non mi nasconderà. Se prendo le ali del mattino, lontan dal male volerò. Alleluia. La tua mano mi prenderà e la tua destra mi condurrà. Sì, Signore, dove me ne andrò? Dove fuggirò? Ti adoro, Gesù, alleluia. Al tuo gloria al tuo nome, ci umiliamo davanti a te, ci prostriamo, ci arrendiamo. Quando la notte poi verrà, in luce buio cambierà. Io spero che l'oscurità da te, mio Dio, mi nasconderà. Ma lì il tuo volto incontrerò e la tua voce sentirò. Alleluia. Differenza c'è se buio e luce davanti a te. Alleluia, ti amiamo. Mio Dio, tu mi conosci. Amen. Ovunque fuggirò, rifugiamoci dal continuo la tua presenza. Amen, alleluia. Sempre gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi, cari. Amen. Il Signore continui a guidarci potentemente. Amen. La sua presenza vive in noi e facciamola entrare sempre più nelle profondità giorno per giorno. Amen. Vi saluto nel grande amore di Cristo. Amen. Continuiamo a pregare gli uni per gli altri nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Noi faremo un viaggio in questi giorni, a Dio piacendo,
un lungo viaggio di circa 6.000 chilometri dal Brasile per andare in un altro paese del Sud America, in Cile. Sosteneteci in preghiera, noi pregheremo per voi. Siamo uniti nello spirito. Per qualche giorno purtroppo non avrò la connessione, per circa 5 giorni, ma siamo uniti in un solo spirito, lo Spirito Santo. Amen. Alleluia, andiamo avanti nella fede, aggrappandoci a Cristo Gesù, Ramashara Makanda la Massia, rifugiandoci sotto il sangue dell'agnello, e per certo nel suo glorioso e santo nome abbiamo la vittoria in Cristo Gesù. Vi saluto e a Dio piacendo ci rivedremo il giorno 9 circa per continuare nelle riflessioni bibliche. Amen. Gloria a Dio, fratelli, nel nome meraviglioso di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. A Dio tutta la gloria. Amen e amen. Alleluia, alleluia. Gloria al Signore.